I miei amici e io cercavamo... Lei ha un amico negro e uno invalido? Quest'uomo è pazzo! Su, portatelo dentro! Ah! Dottore, aspetti un attimo, lei non può farlo! Un negro che si rivolge a una persona bianca? Anche quest'uomo è pazzo! Mi ascolti bene, non credo... Tutti gli invalidi sono pazzi! Per lui l'eutanasia! Posso esserle utile in qualche modo? Avete donne cerebralmente morte con cui fare sesso per pochi dollari? Certo, venga con me! Accidenti, questo posto è deprimente. Come mai non passi le festività natalizie con la famiglia? Non posso stare con la mia famiglia durante il Natale. E poi mio padre passa queste vacanze nella multiproprietà di Coral Gables con la sua ragazza. Grandioso, arriva quella coppia con il figlio adulto disabile. Dio, possiamo unirci a voi. Io sono Ken, lei è Pam e questo invece è il nostro figlio Scott. Volevamo ringraziarti per averci messo alla prova, è stata una benedizione. Noi non vediamo l'ora di scoprire... Quale grande disegno ci hai riservato? Questo non posso dirvelo, ma la bella notizia è che il ragazzo arriverà a 74 anni. Beh, suppongo che non sia la prima volta che qualcuno si sbaglia con i calcoli. A noi che succede nel futuro, Doc? I tuoi figli, Marty! Bisogna fare qualcosa per i tuoi figli! Cosa vuol dire? Beh, tua figlia sposerà un nero! Beh, veramente non è un problema per me. Sì, neanche per me. Ah, no? Beh, voi... sul serio? Sì, insomma, voglio dire, che cosa sarà mai? Oh, no, niente, non è niente, immagino. Anzi, è stupendo! Congratulazioni! Non credo di sentirmi più a mio agio in tua compagnia. Lo sapevi che il burro di arachidi è stato inventato da un nero? Troppo tardi, Doc. Ecco, ultimamente sono un po' in crisi. Sono una persona moderna, di mentalità aperta, e finora non ho mai avuto problemi con i gay, ma voglio dire, due gay che decidono di sposarsi, io non credo che sia opportuno. Questi problemi sono troppo grandi per essere decisi dagli uomini. Ecco perché Dio ha fatto questo film. Buongiorno, ultimamente si è parlato molto degli omosessuali, ma come orientarci in questa società? Ci sono dei consigli che potranno aiutarvi a capire se state parlando con un gay. Qual è il disco di Madonna che preferisci? I primi che ha fatto. Se la sua risposta è tutto fuorché non ne ho mai comprato uno, allora avrete un gay. Faremo un'analisi completa, signor Braga. Se al posto di sangue umano trovate un acido mortale e corrosivo, allora avrete un gay. Un'altra volta, ma schiaccia. Peter, dove stai andando e perché sei vestito in quel modo? Sappi, Lois, che ora io sono un musulmano, il che significa che passerò molto tempo nei caffè quasi vuoti guardando il calcio su di una piccola TV in bianco e nero. Sì, la squadra che mi piace ha la palla. Oh no, quella che non mi piace ha la palla. Sì, la squadra che mi piace ha la ripresa. Quindi ora festeggerò con i cimbali. Ehi, è vero che nel tuo bagno hai messo un cartello con scritto solo diarrea? Ehi, volete sentire una storia horror? Non immaginate cosa ho dovuto sopportare quando Lois era incinta. Un sabato sera, Dio e il suo amico Chugs facevano braccio di ferro. Ti batterò, bello! Oh, dai, ma che schifo! Sì, imbattuto! Oh, aspetta, ne arriva un'altra, dammi l'accendino!